Prima notte calma a Aulnay-sous-Bois, dopo i disordini innescati dalle violenze a danno del 22enne Théo, picchiato e secondo le accuse violentato da un gruppo di poliziotti, anche se le tensioni restano con incidenti in altre località della banlieue, 17 gli arresti, mentre l'autista di un autobus è rimasto leggermente ferito da un oggetto incendiario. Ieri il ragazzo dal suo letto di ospedale, visitato dal presidente francese Hollande, che ha assicurato che verrà fatta giustizia, ha esortato i coetanei del sobborgo parigino a non fare la guerra e l'appello sembra aver funzionato dopo tre notti che hanno fatto temere una nuova ondata di violenze nelle periferie. Hollande ha elogiato Théo e detto che è conosciuto per il suo comportamento esemplare, come quello della sua famiglia nel quartiere di Aulnay, e che vuole vivere in pace e in piena fiducia con la polizia. I quattro agenti che giovedì scorso hanno picchiato e seviziato Théo dopo averlo fermato, ripresi dalle telecamere durante l'aggressione, sono stati incriminati per violenza volontaria. Uno è anche accusato di violenza sessuale. Il Ministero degli Interni ha deciso la loro sospensione. L'episodio aveva innescato le tre notti di violenze nel quartiere del ragazzo, quando alcuni giovani avevano distrutto, incendiato auto e fermate di autobus. Allora non era bastato l'appello alla calma della sorella maggiore di Théo durante una manifestazione di protesta con centinaia di persone. Calma che invece è tornata, almeno Aulnay, dopo le parole di ieri dello stesso Théo. Grazie a voi.